per la prima volta Ielci, Pupo, i due puponi e i pupetti, gelato al cioccolato, vai! Spettacolo puro! Su, saltare, 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 saltare! Oltre 40 anni di successi, ma che cosa si prova ogni volta, Pupo, ad affrontare una serata? Beh, allora, la verità è che soprattutto serate come quelle qui a Ielci stasera sono quelle più, diciamo, sentite, più difficili, perché nel senso la gente viene in piazza all'aperto, c'è un contatto diretto gratuito, quindi nel senso loro decideranno se stare, quanto stare, se si divertono o no. Io in qualche modo mi devo impegnare, lo faccio da sempre, da quando ho cominciato questo mestiere. Per me le feste all'aperto, le feste di piazza, le feste patronali sono state un punto di riferimento, un punto di forza della mia carriera. Firenze, Santa Maria, novella e festa, per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà. Oggi è il 26, Sant'Anna, qui a Ielci, Sant'Anna, Ielci, quindi con tutto il santo, io so perché mia moglie si chiama Anna, quindi per forza oggi. E quindi, io ieri, 25, ero a Yekaterinburg, che è una città in Russia, dove ho fatto uno spettacolo a pagamento insieme agli Scorpions, i mitici Scorpions complesso. E quindi per me le realtà sono diverse, ma qui appunto in queste situazioni trovo sempre una grandissima verità. Io sono Ielci, qui oggi è il 26 di luglio, la festa di Sant'Anna, e in questo posto dove ogni anno si verifica questa grandissima festa, questo concerto, ma soprattutto sono in Molise. Il Molise per me è una terra straordinaria, perché ho avuto collaboratori soprattutto qualche anno fa di Campobasso proprio, posso dire anche il nome, purtroppo non c'è più, si chiama Salvatore Messina, un grandissimo impresario, manager che abitava a Milano, era un mio grandissimo amico, ho tanti amici in Molise, collaboratori nuovi di oggi, e che in qualche modo... E poi ho sempre avuto una passione per Fred Buongusto, io, cioè nel senso che l'ho conosciuto, quindi il Molise in qualche modo l'ho sempre amato, e quindi attraverso Telemolise vi dico grazie per averci seguito.